E ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Recensioni per Doppiaggio, dove oggi piangerò. E oggi parliamo dell'ultima stagione di Peaky Blinders, che lo so che è uscita più di un anno fa, però io l'ho recuperata adesso, che cazzo volete? E comunque odio, tantissimo odio, tantissimo. Partiamo direttamente con la trama, sarà estremamente breve perché non succede un cazzo. Non succede un cazzo, le cose quando finisce questa stagione sono esattamente come quando inizia. L'unica cosa che cambia, e sì, spoiler, ma sti cazzi, è uscito un anno e mezzo fa, potevate vedervela, è che muore il tizio lì, Joe, come cazzo si chiamava? Il figlio della zia, l'ultimo Shelby, insomma, quello mezzo americano e cose così, perché l'aveva detto che prima o poi si sarebbe scontrato con Tommy e ci sta, ma tutto il resto non succede un cazzo, ma un cazzo. Cioè ci sono puntate intere di lui che ti fa vedere quanto è triste per la figlia. E ok, tu sei triste per lui, ma non per la figlia, perché è della figlia. Ma che cazzo ne sai? Non hai mai vista? L'hai vista due volte così? Cioè non è mai stata centrale nella serie, quindi perché dovrebbe dispiacermi? Ok, poi mi va pure dispiacere magari perché voglio bene a Tommy che è il protagonista, ma mi va dispiace per 5 minuti, non per una stagione intera. Cioè, non succede veramente un cazzo qui, Vi giuro, cioè, no, non ve la guardate, tanto è un filler. Guardatevi solo l'ultima puntata, veramente. Giusto per vedere la morte di quello. Non serve a un cazzo. Non capisco perché minchia l'hanno fatta. Io non... cioè, dovrei parlare della trama adesso, ma di che vi parlo? Non c'è. Cioè, è solamente il... La figlia che gli muore. Lui che fa tipo ogni tanto qualche discorso politico perché fa parte dei socialisti, adesso è saldato in politica. Zingarata a destra e manca. Così, random. Personaggi che, boh, dicono battute, non si sa. E poi pure quel finale di merda in cui di nuovo prova ad uccidersi e poi alla fine fa, no vabbè non m'ammazzo, de nuovo. Ragazzi, non serviva. Trama? Mi dispiace, cioè io non avrei mai pensato di dare un voto del genere ad una serie come questa, ma per questa stagione zero. Zero, cioè non c'è un cazzo. Niente. Personaggi, di che ve parlo? Giusto lui che sì, un pochino piagne perché appunto gli è morta la figlia e che c'ha il momento di crisi, ma il momento di crisi è un momento, non può essere una stagione. Cioè, è questo il punto. Poi, boh, tutti gli altri sono rimasti praticamente uguali. Cioè, giusto Arthur, che diciamo che forse smette un po' con la droga e con l'alcol. Vabbè. E, boh, non lo so. Cioè, anche persino Alfie me l'avete fatto diventare un coglione di prima categoria, cioè uno che non fuma, non beve più e cioè questa è la stagione da astemi e degli antitabagisti. Così. Era tanto figo. Perché Moi ha preso boh. Vabbè. Per di più Alfie Solomons lo fanno vedere due volte giusto per di raga. Ci sta, non ce lo siamo scordato, lo sapevo che vi piace. Ho capito, ma non fa un cazzo. Naturalmente non fa un cazzo, l'ho già detto che non succede un cazzo. Personaggi, dai, giusto perché c'è quel piccolo viaggio dentro di Tommy, diciamo, tutte queste cose, non darò zero, ma darò due. Obiettivo? Fa una stagione in più che non serviva un cazzo. E per accontentare la gente facce due soldi in più. 6. Giusto perché
diciamo che ci hanno fatto un pochino per prendendoci per il culo, però. Ed è molto brutta come cosa. Voto finale, regà, cioè, cazzo ne so, un 3 meno meno. Non ve la guardate, vi prego, cioè, questa serie non se lo meritava. Ci vediamo al prossimo video, che sarà il doppiaggio di Peaky Blinders.